come ogni festival che si rispetti, ha il suo grande ospite comico, e quindi vado a passare la palla in questo momento a Bruno Stanzione, che è nell'altro studio, che lo presenterà per tutti noi. Grazie, veramente è un piacere stare in questo studio che mi fa venire voglia di fare uno storytelling. No, per favore. No, dai, non lo faccio. Vabbè, non lo faccio. Ce l'abbiamo visto quello su Sanremo. Sì, immagino, l'avete già visto, però vabbè, comunque. Quello che dico è che abbiamo cercato tanto un comico a livello di Sanzara e l'abbiamo trovato, lui ha anche partecipato a diversi programmi, abbiamo scelto la qualità, ecco. Mi hanno detto che lui porterà la qualità, porterà il ritmo, porterà la comicità a Sanzara. È con noi qui Claudio Sciara. C'è un applauso. Sì, che sta andando in sottofondo. Sì. Non lo sentiamo, ma sta andando. È arrivato onestamente l'applauso. La qualità. Esatto. È arrivata la qualità. Ti piace la qualità? Qualità. Non c'è sta manco per appoggiare una chitarra, no. Niente. No. Così. Amore, questo è lo studio di qua, che devo fare? È il comico. Ma questi pure pure loro sono comici. Sì, nell'acquario. Quando mi spoglio sono comici. Io che vi posso raccontare? Quello che chi sono, da dove vengo. Bravo. Vabbè, io vengo da una famiglia un po' particolare. Per quale motivo? Si vede? Un pochettino. Comunque, vabbè, vi posso dire che io... è una famiglia un po' così, mio padre, mia madre e mio fratello, siamo un tre in famiglia. E mia madre l'altro giorno, ma siamo andati da Euronix, abbiamo comprato il secondo frigorifero, che sapevamo più dove cavolo mettere le calamite. Ecco, per quello avete comprato il secondo. Certo. E poi c'è stato mio padre pure è macello. Mo' è andato pure in pensione, pensa. Mo' tutte le mattine sta a casa. Sì. Mia madre tutte le mattine lo manda a comprare pane. 12 rosette. Solo una volta. Per temporeggiare, certo. Invece c'è sta mio fratello è tutto al contrario mio. Tutto fighetto, va in giro con la macchina nuova, tutto bello, arriva da casa l'altro giorno. Mi guarda e mi fa, diciamo, mi sono comprato la macchina nuova. Pensa, c'ha pure i sensori di parcheggio. Io ammazza, pure la concessionaria si sono accorti che si è coglione a parcheggiare. Si è sparsa la voce. E poi infine c'è stata pure mia nonna, ogni tanto sta a casa con noi. L'altro giorno è arrivata, mi guarda e dice, sta sempre incazzato. Dico, io sto sempre incazzato, ma che sta Dio? Pensa, mia nonna, la nonna, quando ero ragazzino tutte le domeniche mattina mi portava... mi diceva sempre, mettiti i vestiti di nonno. Solo due palle, via la pala, scava la buca. Vabbè, che ve devo dire. Poi c'ho un po' d'amici. C'ho un amico mio che è nano. Tutte le volte mi vede, mi fa una capoccia così. Mi dice sempre, dicevo, oh, quando è che mi viene a vedere la partita? Quando gioca a pallone. Sono andato a vedere una partita di nani che giocavano a pallone. Ridevano tutti. Ho detto, oh, ma che verite quando giocate? Dice, no, perché c'è l'erbetta e ci sono le righe coglioni. Batte le rigori di testa. Ma sai che questa non si voleva dire? No, qua si può dire tutto, tranquillo. Si può dire tutto. Si può dire tutto. Sì, tanto c'è l'erbetta è sdoganata. Sì, vai tranquillo, vai. Poi c'è sta quella famosa del piccione. Ah, sai quella del piccione? No, no, vabbè. No, dilla quella del piccione. Poi c'è il piccione. Niente, che io tutte le mattine sotto casa c'è sta uno che me lava il vetro dalla macchina per forza. Gli dico, oh, non me lo lavano, lo vedi che è pulito. Tutte le sante mattine me lava il vetro. Altra mattina gli ho fatto uno scherzo. Ho fatto cagare un piccione da dentro al vetro, ho fatto un pazzì. Tecnicamente non è facile, certo. Certo. All'interno del vetro. Certo. È così. Comunque io provengo dai navi da crociera. Io facevo piano bar e animazione sulle navi da crociera con questo entusiasmo. Bello, tiravi su una bella persona. Poi è iniziata pure la crisi e mi hanno trasferito sui traghetti. I traghetti quelli che fanno a Spola, Civitavecchia Palermo, Civitavecchia Orbia, Civitavecchia Barcellona, Civitavecchia Civitavecchia. Civitavecchia. Io ogni tanto partiamo proprio. Al
palo. Su questi traghetti io stavo per 6 mesi, poi mi aspettavano 20 giorni di ferie. E io potevo tornare a casa. Solo che io a casa non ce l'ho. Allora tornavo a casa mio padre e mia madre che erano contenti. Infatti mia madre come tornava a casa mi guardava e fa: c'è finita la vacanza, è finita la crociera, quando è va a lavorare? Invece mio padre lo sa che mi dice, ancora oggi, tutte le volte mi vede e mi dice: te nella vita non mi hai dato mai una soddisfazione. Sai io che gli dico? Ma prima di nascere almeno una te l'ho data. Claudio Sciara, il ritmo di Claudio Sciara. Claudio, grande. Beh, è degno della trasmissione, Claudio, devi guardare la telecamera. Ospitone. La telecamera. Sì. Il problema è capire quale. È proprio l'energia, no? È proprio da. Ecco. Con sfondo rosso, se lo sapevo, mi portavo una maglietta di un altro colore. Si vede solo la faccia. Però c'è una panza, si scusa, vede. Claudio, abbi pazienza. Però io ho visto che hai portato questa chitarra. Se la vuoi far vedere, capisco che tu volevi omaggiare il Festival di Sanzara. La chitarra. Però ecco, la domanda è: perché ti sei portato questa chitarra? Questa è solo d'accompagnamento. Per far vedere che potresti suonare. Va bene, no? Lo possiamo vedere. Due corsi, il corso di chitarra e il corso di tennis. Ah, hai fatto corsi di tennis? Ha detto il maestro: sono bravissimo. Perché? Altro ieri mi ha fatto fa dritto e rovescio tutto il giorno. Ha detto: sono proprio bravo, sono portato. Ha detto: quest'altro mese mi fa provare pure la racchetta. Sono dispesi bene. Grazie, Claudio Sciara, dal palco di Sanzara e tutto. La linea torna allo studio. Grazie. Bravo, Claudio. Ciao, grazie. C'è il taxi. Sì, c'è il taxi. 087, c'è il taxi. Questo è un programma di taxi.